io mi sono riappoggiato qui a letto, la mia dolce signora, la mia dolce sposina sta facendo colazione e io ho il laghetto qua di fuori che si muove, din don, din don, din don, din don, din don, din don. Bella mia, non mi saluti, non mi saluti, hai fatto tante ninne, hai dormito Sono bella finito fresca, perché io eh? mi sono svegliata diverse volte. Ora hai dormito bella fresca, Sì. fatta una bella colazione che ti ho preparato io come al solito. Mi hai rubato il biscotto. E un biscotto da Ne rubata, posso erano. mangiare tre. Voi che famo, se andiamo a fare un bagno? Che qua ci sto io, altro che. La dea bella sì. Eh? Sei la mia dea. Virginia Garbaggio. Ha mozzuppata la telecamera, è entrata tutta l'acqua dentro, però l'avevamo ripristinata, l'avevamo, insomma, per culo ha preso a rilavorare. L'1:10 se andiamo a prendere un bel paninozzo, perché qua ci sarebbe stato un paninaro. Pago io? Chi te paga? Sto cavolo, sempre la signora te faccio fare, eh? Sei proprio fortunata, eh? È ora del cibo. Allora, andiamo a mangiare. Dobbiamo prendere i soldi che avevamo lasciati a casa. Sto sgocciolando tutto. Devo vedere se c'è un calzoncino, ma mi sa che c'è un cacchio. Andiamo alla ricerca del panino, che oggi la famo cucinare e la tratto sempre come una signora, vero? Ti porto a mangiare fuori pure oggi. E se c'è l'arco, la porchetta, andiamo a vedere che cazzo troviamo. Ci dovrebbe stare un paninaro laggiù. E si vede, non mo' tempo bacetto. Da dove? No, da dove? Che ne so, venivano qui i panini, avranno i panini, no? Com'è? Buono, eh? Eppure oggi ti ho portato a mangiare fuori, eh? Eh? Ti faccio fare sempre la signora. Sì, è mezzo squagliato, diavolo. Non c'hai. Però è buono. Questo è il panino tuo? Un bel porchettino però. È un po' poca però. Però questa è. Se si muori fatti il panino, mi hanno fatto mangiare il panino rancido. Se muori a prendere un panino che ha la porchetta, perché in mezzo alla zingarella l'ha buttato per terra. Fatti oggi, dai. Non mi piaceva, proprio non andava. Appario. L'altro mezzo
abbiamo portato in mezzo a quello che ha la salsiccia era arancico. Però pure oggi ti faccio fare, signora. Sai perché con sto caldo si accende nel frigorifero. Già detto. No. Eh? Però... io per stanotte vado. Allora, a pennichella se la siamo fatta, io me la sono fatta qui un'oretta e mezza. E la zingarella se n'è andata dentro al camperone. Mo sono andato dentro, guarda che ho trovato. Buttata da una parte, guarda. E che fai? Te la bevi per forza. C'è sta sto mezzo panino che ha la porchetta, che t'ha fatto? Perché tu mangi? Ah, senti che roba, senti. Beh, pomeriggio mi sa che il bagnetto non si vogliamo fare per niente, perché Sombretta ci ha messo proprio relax, proprio tipo stile vecchietto, no? Eh? Pure la zingarella si sta a fare le parole crociate, e qui a spiaggia di anzianotti, come si dice, la gente tranquilla. E noi si adeguiamo, stiamo qua, tutti carusci, tutti pettinati. Posizionamento del toro. E questo è il nostro posizionamento al lago. Ci è rimasto il tavolino, stiamo a rifare i ferri, dolcetta fatta. E si in casa. Pure l'elicottero gironzolava, dice c'è sto ragazzo che è morto una settimana fa, stanno a cercarlo, probabilmente c'è stato qualche cosa, va a sapere, qualche avvistamento, oppure stanno ancora a cercare, poraccio. Anche la di liberi ogni tanto per far contenta la propria dolce metà si mette la cintura. La prima cosa deve essere. La prima cosa bella, aspetta che devo mettere la bandiera a una certa, capito? Se no ti ho avuto da. Vabbè, capito? Però... vabbè, per calma stiamo a fruttare il caso per far fa scaldare il tubo! Bravo! Sono bravo! Dai il buon esempio! Io sono pessimo elemento. L'albero là. C'era pure ieri sera, oggi. Sì, certo, oggi mattina. Dai a garbate scarpite, eh? Abbiamo fatto le 7, se siamo meritati con una giornata del genere in un bel gelatino, che stai ripetendo davanti? No, non so che sto ripetendo. Milano qui faceva proprio cagare. Ci ha dato il panino rancido. Diciamo che come cameraman si potrebbe pure avere meglio, eh.
però vabbè. Secondo me è una volta che tu hai guardi invece ti ha ripreso. Sì, sicuramente, sicuramente. Questo è il nostro posto, abbiamo lasciato $1 milioni, non mi sembra. Arrivati al lungo lago d'Anguillara. Bella spiaggetta. Per forza, una voglia come fa a passare se non te la via la voglia? Ora che arriviamo a casa sono 9, perciò gelato c'è stato tutto, fidati. Non ti preoccupare, ma che bella simica, lo dico a te, Che cambia. Come che cambia? Cambia. Posizione da viaggio. Ti ha presa l'acqua. E lo sportello è aperto, come al solito, non lo chiudi mai. Sei proprio qualche cosa di terribile.